trovato subito che era un ambiente accogliente, ma specialmente nell'ambito della parrocchia ho trovato tanta umanità attraverso i suoi gruppi di soccorso, di aiuto, di raccolte, di vendite, e quindi non ero abituata a questo genere di affiatamento tra i gruppi per gli anziani, per i bambini, per i ragazzi, perché tutto questo è un pochino più difficile trovarlo nel centro della città. Qui si è più gli uni per gli altri, ci si conosce un po' tutti, si fa di tutto per essere un po' di allievo, di sollievo e di aiuto per gli altri. Per esempio andare anche a trovare nelle case di riposo i ricoverati, che sono qui magari un po' abbandonati, invece noi andiamo, portiamo i doni, conforto, la battuta familiare, allegra, l'altruismo. E poi venire noi stessi da sofferenze, da lutti, e troviamo conforto nel confortare gli altri. Come diventare un po' tutti fratelli nel momento del bisogno. E infatti la preghiera dice: Signore, fammi buon amico di tutti, fa che la mia persona ispiri fiducia a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce lontano da te, a chi vorrebbe cominciare e non sa come, a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace. Poi c'è quest'altro verso: fa che non passi accanto a nessuno col volto indifferente, col cuore chiuso, con il passo affrettato. Ecco, questa si può dire, è la direttiva da seguire nella San Vincenzo. E trovano molto conforto gli anziani un po' abbandonati la visita domiciliare, vedere che si va in casa loro. Dopo, se si porta il pacco, certo, fa piacere anche quello, il caffè, lo zucchero, un po' di viveri, fa piacere a tutti, ma innanzitutto è sapersi ricordati, sapersi che c'è ancora qualcuno che li ama.